Let's go, girls. Nel 1997 usciva Man I Feel Like a Woman, un brano di Shania Twain, un brano il cui tempo è condotto con l'intenzione shuffle. Alla batteria c'era Paul Lime, lo stesso batterista che ha suonato questo brano. Esatto, il brano famosissimo di Dirty Dancing. Paul Lime è un batterista strepitoso, soprattutto nella pop music e nella country music. E lo troveremo probabilmente in tanti altri brani di cui magari vi parlerò in un futuro. Non parliamo di Paul Lime e delle sue strepitosi doti, ma andiamo a parlare nello specifico del primo tempo shuffle che si dovrebbe sapere e ovviamente è presente in questa canzone. Come si conduce lo shuffle? Come si fa a ottenere quell'andamento zoppicante che abbiamo sentito precedentemente mentre suonavo la canzone? Beh, è abbastanza semplice, però ti dico che esistono un paio di modi abbastanza immediati per capirlo. Il primo, il movimento è condotto in terzine di ottavi, quindi per i tuoi quattro quarti, per ogni quarto avrai appunto una terzina di ottavi, quindi tre colpi, che adesso andiamo a suonare sul Charleston e viene fuori 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. A questo punto cosa puoi fare? Puoi decidere di togliere il colpo numero 2 della terzina. In ogni terzina togli il secondo, quindi diventerà 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E l'effetto che verrà fuori è questo. In questo modo tu hai ottenuto l'andamento del Charleston in maniera shuffle. C'è un altro modo che potrebbe essere più facile per alcuni, per altri no, comunque te lo spiego lo stesso, ed è quello di fare tutte le terzine prima sul Charleston, però con questa diteggiatura. Destro, sinistro, destro. Ogni terzina così, quindi destro, sinistro, destro, destro, sinistro, destro, e così via. E viene fuori questo. A questo punto dovrai togliere il colpo di sinistra che equivale al numero 2 quando lo facevamo nell'altro modo. Quindi il sinistro magari lo puoi spostare e colpirti la gamba per non ottenere il suono e viene fuori questo. Una volta che abbiamo preso confidenza con il movimento del Charleston, dobbiamo aggiungere cassa e rullante, e la cassa cade sul primo colpo della terzina del primo movimento e sul primo colpo della terzina del terzo movimento, mentre il rullante lo metteremo sul primo colpo della terzina del secondo e del quarto movimento. Il risultato è questo. Ora, il tempo, come hai visto, è facile, molto facile. Basta avere una buona conduzione del Charleston. Mi raccomando, quando deciderai di velocizzare, perché all'inizio è abbastanza facile riuscire a praticarlo lentamente, mentre quando andrai più veloce, mi raccomando, stai attento a non raddrizzare i colpi. Cerca di non farli diventare straight. Cerca di mantenerli sempre
zoppicanti, in modo tale che questa intenzione shuffle rimanga sempre bella presente, perché è la chiave di tutto. Il metodo numero 2, che spostava la bacchetta di sinistra sulla gamba, in realtà se tu la porti sul rullante praticamente potresti decidere con delle ghost note di riempire il tuo shuffle a discrezione. Però io all'inizio lo shuffle lo suonerei senza, ma una volta che stai diventando un po' più bravo puoi cominciare ad aggiungerle, a volte sì, a volte no, a volte in maniera continuativa oppure no. Ti faccio vedere come. E poi, ovviamente, puoi decidere di inserirlo sul tempo. Senza divagare troppo, il tempo della canzone è questo e lo dovrai più o meno portare a questa velocità. Detto questo, ti voglio insegnare anche due o tre rullate che trovi all'interno della canzone e che ti possono essere utili per riuscire a portare a casa il tuo brano. Bada, non ti do proprio tutti i dettagli della canzone, ma quelle due o tre cose che ti possono servire per già metterti lì e praticarla. Allora, la prima in assoluto e la più presente è quella composta da l'ultimo quarto del tempo, dove quindi dura un quarto solo, e praticamente tu fai il tempo condotto per i primi tre quarti, al quarto movimento butti giù il rullante e sull'ultimo colpo della terzina, quindi l'ultimo ottavo in levare, ci metti un altro rullante, dopodiché colpisci il crash. In pratica è come trasferire l'ultima terzina shuffle dal Charleston direttamente al rullante. Ecco, questa è presente tantissimo all'interno della canzone, vedrai che la senti molto spesso. Un'altra rullata che trovi all'interno della canzone parte sull'ultimo ottavo del terzo movimento e prende il quarto movimento con una terzina shuffle, quindi saltando sempre il secondo colpo. Quindi questo ti suggerisce che per ottenere sempre questo movimento zoppicante all'interno della canzone, anche le rullate vanno fatte anche in terzine shuffle, quindi saltando il secondo colpo. Quindi nel quarto movimento, appunto, terzina shuffle significa sinistro sul primo colpo della terzina, secondo lo salti e il terzo lo metti sul timpano. Il risultato viene fuori è... Un'altra rullata che ti può essere strautile all'interno della canzone è fare semplicemente due terzine dritte. Se non sbaglio, c'è come ripresa all'interno del brano un po' più avanti. Un'altra rullata che Paul Lime fa prima di lanciare uno dei vari ritornelli è questa. È un pelo più articolata, ma si tratta sostanzialmente sempre di due terzine. Il rullante con un crash nel secondo movimento, poi mette un altro rullante in shuffle, quindi l'ultimo ottavo sempre di quello stesso movimento, e poi mette sei colpi orchestrati così: rullante, tom, timpano, rullante, tom, rullante, conclusione. Quindi unito l'esercizio viene fuori. Anche questo molto carino e molto fluido e efficace da portare. Ecco qua, con queste rullate ti posso tranquillamente dire che tu il brano te lo porti a casa. Le regole con le quali utilizzare i fill che ci stiano bene con questo tempo sono principalmente e inizialmente utilizzando sempre terzine, quindi che siano con cadenza shuffle, quindi saltando il secondo colpo, oppure suonandole tutte intere. Funzionano entrambi i modi. Ti ho fatto alcuni esempi, spero che ti siano utili, spero che ti sia stato utile anche contestualizzare lo shuffle all'interno di una canzone.
E adesso non ti resta che studiare e di divertirti, perché tra l'altro il brano ha un gran tiro. Io ti ringrazio, se questo video ti è piaciuto, ti è stato in qualche modo utile o prezioso, come sempre metti like, attiva la campanella per vedere i prossimi video e se non ti sei ancora iscritto fallo, perché per me è importantissimo. Ora ti saluto, ciao drummer!